Benvenuti ancora una volta all'abitacolo. Vi faccio una domanda che ha una risposta molto semplice. Voi sapete dove abitava Laura Boldrini prima di arrivare in Parlamento? Sapete dove abitava Piero Grasso prima di essere eletto in Parlamento? Sapete dove abitava prima delle scorse elezioni Paolo Gentiloni? O dove abitava Beatrice Lorenzin, che poi è diventata ministro della Salute? O dove abitava Matteo Orfini? O dove abitava Monica Cirinnà? Tutti loro, come altri 70 parlamentari, abitavano a Roma e dintorni. Loro prendono dei soldi per il rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Esiste una diaria. Leggiamo dal sito della Camera dei Deputati che cos'è la diaria. Viene riconosciuta a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, l'attuale misura mensile della diaria è pari a 3.503,11 euro. Cos'è la diaria? Il rimborso delle spese di soggiorno a Roma. E chi viveva a Roma? Che spese di soggiorno maggiori per essere eletto in Parlamento ha a Roma? Eppure tutti quei 70 parlamentari che non hanno nemmeno un cent da spendere in più di prima, anzi volendo i presidenti di Camera e Senato hanno pure gli alloggi di servizio in cui potrebbero vivere, quindi potrebbero addirittura spendere meno e affittare la casa di proprietà che avevano a Roma prima, ciononostante prendono 3.503,11 euro al mese di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Non basta, perché c'è un altro capitolo di spese che vediamo qui, che sono le spese di trasporto e spese di viaggio. Per i trasferimenti dal luogo di residenza all'aeroporto più vicino e tra l'aeroporto di Roma Fiumicino e Montecitorio è previsto un rimborso spese trimestrale pari a 3.323,70 euro. Bene, questi 1.100 euro al mese vengono presi anche dai 70 parlamentari romani, come tutti gli altri, ma a differenza di tutti gli altri, loro verso quale aeroporto devono andare abitando a Roma per raggiungere il Parlamento? Sembra una cosa da poco, ma quando parliamo di costi della politica, siccome questi 70 parlamentari, io tento di fare questa battaglia da anni ma non mi sta a ascoltare nessuno, ci sono membri di tutti i partiti, ci sono anche del Movimento 5 Stelle che questo problema non se lo sono posto. Che senso ha rimborsare le spese di soggiorno a Roma a chi soggiornava già a Roma e che quindi non ha alcuna spesa? Non è che se tu cambi lavoro, essendo romano, vai in un altro luogo di lavoro, ti rimborsano le spese di soggiorno. No, casa tua te la paghi tu con lo stipendio che prendi. Sono 70 parlamentari, sembrano bazzeccole, ma la spesa per il rimborso delle spese di soggiorno a Roma è di 2.942.612 euro in un anno per quei 70 romani e in una legislatura 14.713.062 euro. Ai romani si dà ogni anno 930.636 euro per raggiungere dall'aeroporto di Fiumicino il Parlamento. In una legislatura sono 4.653.180 euro. Sono rimborsi spese, ma evidentemente non dovuti a chi abitava già a Roma, era residente a Roma. A questi 70 sono soldi vostri buttati giù dalla finestra. In un anno sono 3.873.248,4 euro. In una legislatura sono poco meno di 20 milioni, esattamente 19.366.242 euro. Tra tanti tagli della politica che qualcuno discute, per qualcun altro è discutibile, questo sembrerebbe il più elementare, perché è il buon senso a dirlo. Ma naturalmente quando parla il buon senso
non ascolta, non vede, non parla più nessuno.